Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: uno dei protagonisti più celebri del Grande Fratello è stato vittima di un lutto che di recente ha devastato la sua vita. Come tipo di programma il Grande Fratello si propone al pubblico italiano per allietare le serate all'insegna dello svago e dell'intrattenimento. Talvolta vengono affrontate anche delle storie drammatiche che, in qualche modo, hanno segnato le vite dei concorrenti. Quella di cui vi parliamo quest'oggi invece, è una vicenda che ha distrutto un ex geffino proprio in questi giorni, il quale ha pianto la scomparsa di una delle persone a lui più care. Il personaggio a cui facciamo riferimento è uno dei volti più iconici del reality show dei canali Mediaset, avendovi partecipato in ben tre occasioni distinte. Le prime due sono state all'interno della versione classica del format, mentre la più recente in quella riservata ai VIP. Nonostante le diverse partecipazioni non è mai riuscito nell'impresa di portarsi a casa la vittoria del GF, tuttavia nel 2020 ci è andato piuttosto vicino, avendo raggiunto la finale terminata con il successo della bellissima modella italiana Paola Di Benedetto. Per chi ancora non avesse intuito di chi si tratta è niente poco di meno che Patrick Re Pugliese, personaggio diventato molto popolare a livello televisivo proprio grazie al reality show che attualmente presenta Alfonso Signorini. Patrick Re Pugliese, lutto distruttivo per l'ex geffino. Circa una settimana or sono Patrick ha pubblicato un post sulla piattaforma di Instagram in cui ha annunciato la morte di suo padre. Al fianco di una foto in primo piano di quest'ultimo, l'ex geffino ha aggiunto queste profonde e toccanti parole: "Ciao papà, adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene. Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare". Pugliese ha ricevuto molti messaggi di condoglianze al suo indirizzo, diversi dei quali provenienti da suoi colleghi o da altri personaggi del mondo dello spettacolo. Il personaggio televisivo risulta infatti molto stimato, come testimonia l'affetto da lui riscosso in un momento così difficile della sua vita. Qualche giorno più tardi, Patrick è tornato di nuovo a caricare un post sui suoi canali social all'interno del quale ha confessato di sentirsi estremamente solo a seguito della tragica dipartita del suo amato genitore: "Per la prima volta sono veramente da solo. E posso scegliere cosa scrivere nelle prossime pagine della mia vita. Ciao papà". Per lui non sono di certo ore facili queste, in quanto dalle sue frasi emerge tutto il rispetto e l'amore che nutriva nei confronti del papà che purtroppo se n'è andato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.